Il 30 novembre 2010, Sri Dayamata, la nostra cara presidente Sangamata, ha serenamente lasciato questo mondo per ritornare all'eterna dimora di gioia in Dio. Sri Dayamata ha vissuto una vita straordinaria. Ha trascorso quasi 80 anni negli ashram del suo guru, sempre immersa in pensieri di amore per Dio e pronta ad agire con dedizione assoluta per Lui. Pur essendo impegnata nei numerosi compiti legati all'opera spirituale e umanitaria di Paramahansa Yogananda, irradiava costantemente una rara forza interiore e un amore infinito. Dayamataji, raro esempio di vera umiltà, metteva sempre al primo posto il pensiero di Dio. Come ha detto una volta, ricordo spesso a me stessa che sono quella che sono di fronte a Dio e al Guru, né più né meno. Non pretendo di essere perfetta o di avere grandi doti o capacità. Voglio rendere perfetta una sola cosa, il mio amore per Dio. Seguendo fedelmente la routine spirituale e al tempo stesso traendo gioia e gratificazione dall'adempimento dei suoi impegnativi doveri, Dayamata è stata un esempio sublime dell'arte di condurre una vita equilibrata. Come lei stessa ha detto, riesco a svolgere tutti questi compiti non malgrado la routine spirituale, ma grazie ad essa. È così che ricevo forza, ispirazione e consiglio, meditando al mattino, a mezzogiorno e alla sera e tenendo la mente sempre rivolta a Dio tra una meditazione e l'altra, come ci ha insegnato Paramahansaji. Dayamata, al secolo Faye Wright, nacque a Salt Lake City, nello Utah, il 31 gennaio 1914 e crebbe in una famiglia molto speciale. I suoi genitori, Clarence Aaron Wright e Rachel Terry Wright, provenivano entrambi da quelle prime famiglie di mormoni che attraversarono il paese nei classici carri dei pionieri e fondarono lo stato dello Utah. La madre, la sorella e i due fratelli divennero discepoli di Paramahansaji. La sorella Virginia entrò nell'ordine monastico della SRF nel 1933 e più tardi prese il nome di Ananda Mata. Servì per molti anni come segretaria e tesoriera del Board of Directors. La madre entrò nell'ashram nel 1935 prendendo il nome di Shyama Mata. Entrambe fecero parte del piccolo gruppo di discepoli più vicini al guru e prestarono il loro servizio con infinita dedizione fino agli ultimi giorni di vita. Il fratello maggiore, Richard Wright, accompagnò il guru nel lungo viaggio in India tra il 1935 e il 1936. Alcuni brani del suo suggestivo diario di viaggio sono stati riportati nel classico spirituale di Paramahansaji, l'autobiografia di uno yogi. Richard e il fratello minore, Dale Wright, rimasero fedeli agli insegnamenti della SRF per tutta la vita. Fin da piccola, Dayamata aveva un profondo desiderio di conoscere Dio. A soli 8 anni, quando a scuola sentì parlare per la prima volta dell'India, avvertì un misterioso risveglio interiore ed ebbe la certezza che l'India possedeva la chiave preziosa che le avrebbe permesso di raggiungere il pieno appagamento delle sue aspirazioni. Cominciò allora a sentirsi insoddisfatta di quello che le offriva la sua confessione religiosa e a provare un ardente desiderio per qualcosa di più appagante. A 15 anni ricevette in regalo una copia della Bhagavad Gita. Questo libro la colpì profondamente perché le fece capire che Dio si può raggiungere e conoscere e che i suoi figli sono esseri divini, i quali impegnandosi possono ottenere ciò che spetta loro per diritto di nascita, l'unione con Dio. Fu allora che Sri Dayamata decise di dedicare la propria vita alla ricerca di Dio. Si recò ad ascoltare predicatori di religioni diverse e tuttavia nel suo cuore rimaneva sempre una domanda senza risposta. Ma chi ama Dio? Chi lo conosce?
Nel 1931 Paramahansa Yogananda tenne una serie di conferenze a Salt Lake City. Dayamata, che allora aveva 17 anni, andò ad ascoltarlo con la madre e la sorella. Nel rivivere la sua prima impressione del guru, Dayamata ha detto: «Mentre ero in piedi, in fondo a quella sala gremita, rimasi come folgorata, del tutto inconsapevole di quello che mi circondava, fatta eccezione per colui che parlava e per ciò che diceva. Tutto il mio essere era pervaso da quella saggezza e da quell'amore divino che si riversavano nella mia anima, inondandomi il cuore e la mente. Potevo solo pensare: quest'uomo ama Dio come ho sempre desiderato amarlo. Lui conosce Dio. È lui che seguirò». Tra una folla di migliaia di persone sembrava improbabile che questa giovane tanto timida potesse avvicinare il guru. Ma si dice che non tutti i mali vengono per nuocere. Dayamata soffriva da tempo di una grave affezione del sangue. Tuttavia, la ragazza seguiva assiduamente le conferenze di Paramahansaji e le bende che coprivano il gonfiore del suo viso attirarono l'attenzione del grande guru. Sri Dayamata racconta che Paramahansaji le chiese se credeva che Dio potesse guarirla. Quando lei rispose di sì, il guru le toccò la fronte nel punto fra le sopracciglia e le disse: «Da oggi in poi sei guarita. Tra una settimana non avrai più bisogno delle bende e le cicatrici scompariranno». Accadde esattamente quello che aveva predetto. Ma per Dayamata una benedizione ben più grande di questa eccezionale guarigione era stata l'opportunità di incontrare quest'uomo di Dio. Essendo estremamente timida, Mataji si è sempre chiesta come riuscì a trovare il coraggio di dirgli: «Desidero tantissimo entrare nel suo ashram e dedicare la mia vita alla ricerca di Dio». Il guru la guardò un attimo con il suo sguardo penetrante e rispose: «E lo farai». Tuttavia, Dayamata era ancora molto giovane e i parenti di rigida fede mormone si opponevano strenuamente al suo proposito di lasciare la casa per seguire una religione sconosciuta, ad eccezione della madre che la capiva. Una sera, durante una conferenza, Paramahansa Yogananda disse che se un devoto invoca Dio con profonda devozione e con la ferma determinazione di ricevere risposta, Dio risponderà a quel richiamo. Dayamata prese allora una decisione. Quella notte, quando i familiari andarono a dormire, scese nel soggiorno dove poteva restare sola. Le lacrime scorrevano copiosamente sul suo viso mentre apriva il cuore a Dio. Dopo diverse ore una pace profonda pervase tutto il suo essere e non poté più piangere. Capì che Dio aveva ascoltato la sua preghiera. In due settimane tutte le porte si aprirono davanti a lei e il 19 novembre 1931 poté entrare nell'ashram di Paramahansa Yogananda a Los Angeles. Dayamata recepiva gli insegnamenti del guru con passione e profonda sensibilità ed egli notò presto che possedeva le qualità per svolgere il ruolo fondamentale a cui era destinata nella sua opera. Durante il primo Natale trascorso nella nuova casa, la casa madre della SRF di Mount Washington, Paramahansaji mise un piccolo uovo di vetro sul posto che Dayamata avrebbe occupato. Quando lei gliene chiese il motivo, il guru le rispose: «Tu sei come il primo uovo del mio nido. Con la tua venuta nell'ashram ho capito che molti altri devoti sinceri saranno attratti su questo sentiero». Il tempo trascorse veloce ai piedi del suo guru. Sebbene fosse profondamente felice, quei primi anni di formazione non furono privi di ardue prove. Paramahansaji era amorevolmente e fermamente impegnato nel compito di trasformare la giovane Fei in una discepola esemplare. Era evidente fin dall'inizio che il guru l'aveva scelta per un compito speciale.
In seguito le disse che le aveva impartito la stessa ferrea disciplina spirituale che lui aveva ricevuto durante gli anni trascorsi in India nell'ashram del suo guru, Swami Sri Yukteswar. Un'affermazione molto significativa, perché Dayamata era destinata a ereditare da Paramahansaji lo stesso mandato spirituale e organizzativo che lui aveva ricevuto da Sri Yukteswar. Per più di 20 anni Sri Dayamata fu parte di quella piccola cerchia di discepoli che erano quasi costantemente alla presenza del guru. Svolgendo il compito di segretaria che le era stato affidato da Yamataji, stenografò e trascrisse scrupolosamente tutti i suoi discorsi e le sue conferenze. Lo aiutò nella stesura delle lezioni sulle tecniche di meditazione e sull'arte di vivere in accordo con i principi spirituali. Con il passare degli anni, Paramahansaji le affidò responsabilità sempre crescenti. Quando, verso gli ultimi anni di vita del guru, le sue responsabilità aumentarono, questo si tradusse per lei in una prova molto ardua. Da umile devota, il suo unico desiderio era quello di avvicinarsi sempre di più a Dio, dedicandosi alla meditazione profonda. Pregò quindi il maestro di lasciarle un ruolo subordinato e di affidare il compito di guidare l'organizzazione a chiunque altro lui volesse. Ma Paramahansaji fu irremovibile. Allora Dayamata si arrese ai suoi desideri. Il maestro le disse: «Il mio lavoro è finito. Adesso comincia il tuo». Qualche tempo prima della sua morte, il guru le disse che presto avrebbe lasciato il corpo. Attonita, Dayamataji gli chiese come la sua opera avrebbe potuto continuare senza di lui. «Maestro, di solito, dopo la scomparsa del fondatore, un'organizzazione smette di crescere e comincia a declinare. Come faremo senza di lei? Chi ci sosterrà e ci sarà di ispirazione quando lei non sarà più qui fisicamente?» Paramahansaji con calma rispose: «Quando me ne sarò andato, soltanto l'amore potrà prendere il mio posto. Sii così inebriata dell'amore di Dio da non conoscere nulla se non Lui, e dona quell'amore a tutti». Queste parole divennero il faro che ha illuminato tutta la sua vita. Nel 1955, 3 anni dopo il Mahasamadhi di Paramahansa Yogananda, Dayamata succedette a Rajarsi Janakananda in qualità di presidente della Self-Realization Fellowship Yogoda Satsanga Society of India. Come successore spirituale di Sri Yogananda, divenne sua responsabilità guidare spiritualmente i membri della SRF e sovrintendere alla formazione dei rinuncianti degli ashram fondati negli Stati Uniti, in India e in Germania, come pure sovraintendere alle molteplici attività spirituali e umanitarie dell'organizzazione. Dayamataji fece numerosi viaggi negli Stati Uniti, in Europa, Messico e Giappone per visitare i centri SRF e impartire l'iniziazione al Kriya Yoga. Nel corso degli anni si recò in India 5 volte per lunghi periodi di tempo per offrire la sua guida e la sua assistenza nello svolgimento delle attività della YSS. Gli anni dediti alla profonda meditazione Kriya Yoga e alla vita monastica sotto la guida di Paramahansa Yogananda hanno reso Sri Dayamata la personificazione della più profonda spiritualità e dell'amore universale. Queste qualità erano i requisiti essenziali di un successore di Paramahansaji, scelto da lui per guidare la sua opera spirituale e umanitaria. Nel 1946, in occasione del compleanno di Sri Dayamata, il guru le scrisse queste parole: «Possa tu nascere nella madre cosmica ed essere di ispirazione per tutti solo con il tuo spirito materno, all'unico scopo di condurli a Dio con l'esempio della tua vita». Il dottor Binay Sen, già ambasciatore dell'India negli Stati Uniti, ha affermato: «Coloro che come me ebbero il privilegio di incontrare Yoganandaji trovano riflesso in Dayamata quello stesso spirito di amore divino e di compassione che mi colpì quando circa 40 anni fa visitai per la prima volta la casa madre della Self-Realization Fellowship.
Spero che la fiaccola accesa da Paramahansa Yogananda e che ora è nelle mani di Sri Dayamata illumini il sentiero delle migliaia di esseri umani che cercano di dare un significato alla propria vita. Sotto la guida di Sri Dayamata, l'opera della Self-Realization Fellowship è cresciuta in tutto il mondo. Negli 80 anni di amorevole servizio reso all'opera del Guru, Dayamata non ha mai cercato di primeggiare o di ricoprire ruoli importanti. I suoi unici obiettivi sono stati quelli di preservare la purezza e l'integrità degli insegnamenti di Paramahansaji, di perfezionare in se stessa le qualità del vero discepolo e di aiutare amorevolmente tutti coloro che si rivolgevano a lei in cerca di forza spirituale e comprensione. Rimanendo assolutamente fedele a questi ideali, Dayamata è stata di ispirazione per innumerevoli ricercatori della verità, riversando su di loro le sue benedizioni. Pur avendo trascorso gli ultimi anni in solitudine, Dayamata ha continuato ad occuparsi attivamente dell'opera del Guru fino agli ultimi giorni della sua vita, collaborando con Mrinalini Mata, vicepresidente della SRF, e con alcuni monaci e membri del Board of Directors. Dayamata ha continuamente profuso i suoi consigli ai devoti ed è stata una fonte costante di ispirazione e di incoraggiamento spirituale per la famiglia mondiale della SRF YSS. In un articolo scritto per la rivista Self-Realization, circa 2 anni prima della sua morte, Dayamata si è rivolta in questo modo all'amata famiglia spirituale dei discepoli di Paramahansa Yogananda sparsi in tutto il mondo. Miei cari, sto trascorrendo la maggior parte dei miei giorni in solitudine, avvolta nel beato amore della Divina Madre e del nostro amato Maestro. Ogni giorno vi ricordo amorevolmente nella meditazione e nella preghiera, invocando l'aiuto e il potere di Dio nella vostra vita. Particolarmente adesso, in quest'epoca segnata da grandi prove, affinché possiate procedere con costanza sul sentiero che conduce alla dimora eterna in Lui. Un fremito di profonda gratitudine mi pervade il cuore al pensiero di tutto ciò che il Maestro ha donato al mondo. Rappresenta davvero una divina speranza di evoluzione per la civiltà mondiale. La mia esortazione è questa: fate la vostra parte. Seguite gli insegnamenti del Maestro, meditate profondamente ogni giorno, prodigatevi per gli altri e durante tutte le attività quotidiane tenete sempre il cuore e la mente rivolti a colui che è la sorgente di ogni sicurezza, dell'appagamento dell'anima e dell'amore incondizionato. Nel suo cuore è rimasto vivo sopra ogni altra cosa il desiderio di infondere negli altri un profondo amore per Dio e per tutti i suoi figli grazie alla meditazione quotidiana. Dayamataji ha detto: la capacità di amare in modo puro e incondizionato si acquisisce meditando, vivendo in un rapporto d'amore con Dio e conversando silenziosamente con Lui nel linguaggio del proprio cuore. Non credo che nella mia vita ci sia un solo momento in cui non stia parlando con Dio. Il fatto che Egli mi parli o meno non è poi così fondamentale per me. Forse è singolare pensare in questo modo, ma io so soltanto quanto è grande la gioia che scaturisce da questa intima conversazione con Dio e l'improvviso e intenso fremito di divino amore, di beatitudine e di saggezza che sento poi riversarsi nella mia coscienza. Allora so: ah, Madre Divina, sei Tu che mi dai tutto ciò che cerco in questa vita. Dio è l'unica realtà. Lui solo è la vita. Nel 1948, tanti anni prima della sua morte, durante un'operazione chirurgica molto seria, Sri Dayamata ebbe un'esperienza di premorte, un'esperienza gioiosa accompagnata da un senso di grande espansione di coscienza e di libertà interiore. Dayamata racconta: improvvisamente vissi un'esperienza meravigliosa. Tutta la stanza fu inondata da una soave luce dorata.
e l'occhio spirituale che avevo già visto molte volte negli anni si rese manifesto in tutta la sua bellezza nella mia fronte e continuò ad espandersi fino a darmi l'impressione di riempire tutto lo spazio. Udii il grande suono dell'Om che mi avvolgeva e colmava tutto il mio essere. Che gioia immensa provai mentre la mia anima si dissolveva nell'amore della Madre Divina. Una voce che proveniva dal suono dell'Om mi disse dolcemente: «Questa è la morte. Sei pronta?» In quella grande luce dell'occhio spirituale vidi il mondo che mi attendeva. Era colmo di una gioia immensa, di una profonda comunione con il Divino. Questo mondo fisico, al confronto, sembra così grossolano, oppresso dall'oscurità e appesantito dalla materia. Di solito non lo consideriamo tale, perché siamo abituati a vivere su questo piano di esistenza. Ma se voi doveste scegliere, per esempio, tra diamanti e sassi, è ovvio cosa preferireste. Quando risposi a quella voce, mi trovavo in un simile stato di coscienza. Sì, Divina Madre, non ci si inoltra così tanto nell'aldilà per poi voler tornare indietro. Come potrei rimanere legata a questo rozzo mondo quando mi trovo dinanzi a una tale beatitudine divina? Poi la voce disse con immensa dolcezza: «Ma se ti chiedessi di rimanere per me?» Oh, non riesco a dirvi l'effetto che quelle parole ebbero su di me. Che fremito di gioia! Tu chiedi a me di rimanere per te? Sì, Divina Madre, permettimi di servirti. Non so descrivere la sensazione di quiete, sublime e consolante che pervase la mia coscienza quando la voce disse soavemente: «Va bene, figlia mia, ora dormi». Allora caddi nell'incoscienza e l'operazione proseguì. Pochi giorni prima che Paramahansaji lasciasse il corpo, Dayamataji gli raccontò questa sua esperienza ed egli le disse: «Sì, quella era la tua ora, il momento stabilito per la tua morte. Satana ha cercato molte volte di prendere la tua vita. Ma sappi che la Madre Divina in questa incarnazione ti ha dato una grande libertà spirituale e un grande potere. Nessuno riuscirà mai a contrastarti. Continua così fino alla fine dei tuoi giorni, poiché hai raggiunto la liberazione». Nel 2010, intorno alla metà del mese di novembre, dopo aver dedicato più di 60 anni al servizio disinteressato di Dio e del Guru, mantenendo così la promessa fatta alla Divina Madre, Dayamataji si rese conto che il momento di lasciare il corpo era finalmente arrivato. Conservando fino all'ultimo un'amorevole attenzione per gli altri e un'acuta capacità di comprensione, chiamò a sé i membri del Board of Directors e altri cari amici sul sentiero spirituale per dare loro la sua benedizione e l'ultimo saluto. Ribadì con grande enfasi quello che aveva già detto molte volte a chi le era stato vicino negli ultimi anni. Per volontà di Dio e del Guru, il Board of Directors doveva nominare Mrinalini Mata quale suo successore e capo spirituale della SRF-YSS. Coloro che hanno assistito Dayamataji in quegli ultimi giorni hanno testimoniato che la sua coscienza e tutto il suo essere si dissolvevano nell'unione con l'amore infinito di Dio e del Guru, mentre ripeteva sottovoce a se stessa: «Diventa una cosa sola con il loro amore, fonditi nel loro amore». Riferendosi all'amata famiglia spirituale della SRF-YSS, tanto ai rinuncianti quanto ai laici sparsi in tutto il mondo, ha ripetuto più e più volte: «Dite a tutti che li amo tanto. Dite a tutti quanto li amo». Dayamataji era in quello stato di coscienza quando martedì 30 novembre 2010, sul tardi della sera, è passata dalla prigione del corpo alla libertà finale. La capacità di elevare gli altri di cui sono dotati coloro che hanno veramente vissuto una vita di devozione incondizionata per Dio
va bene al di là della loro esistenza terrena. Anche adesso possiamo percepire le benedizioni di Sri Dayamata che si riversano su di noi e ci sono di guida e di incoraggiamento a proseguire nella ricerca spirituale. Vi invitiamo ad unirvi a noi nell'esprimerle il nostro amore e la nostra gratitudine, consapevoli che godremo sempre del suo amore divino e della sua tenera sollecitudine.